questa situazione qua, situazione di AJ Styles, lo vediamo anche qui nella foto, ormai tutto vestito di scuro, con anche dei jeans scuri, tutto scuro, un black AJ Styles, che ci fanno usare delle note da heel, se mi concedete, insomma, come dire, questa espressione. Ma prima di addentrarci del tutto, è dovere introdurre anche l'ultimo aziendalista che si è appena aggiunto. Che cosa gli offriamo, ragazzi? Che cosa gli vogliamo offrire? È Una sempre un banale gin tonic. un gin tonic, bravo, ci avevo pensato. Quindi un gin tonic per Sangai, buonasera. Eccolo. Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Mi Grande sentite Di, ben bene? trovato. Sì, Grande. perfetto, perfetto. Grazie, buono gin tonic, gradisco. Ah, Okay. buono, buono, Mi buono. fa È piacere banale, che... ma è buono. Sì. Sì. Allora ragazzi, benvenuti ancora a tutti. Angelo777 ci chiede per caso ci sono per chattare. Non so a cosa ti riferisci, ma sì, se vuoi scrivere cose, fallo e noi recuperiamo i messaggi dopo. Sì. Allora, Sengai, ti sei unito adesso? Stavamo per intavolare l'unico argomento della serata, perché poi andiamo un po' in open chat di AJ Styles. Abbiamo visto due SmackDown fa, insomma, è ritornato per andare in soccorso a LA Knight e Randy Orton contro la Bloodline. Gli ha dato manforte per poi, in un certo senso, attaccare alle spalle LA Knight senza troppe spiegazioni. Poi, nella puntata successiva, ovvero l'ultima che abbiamo visto in cronologia americana, diciamo, ha aperto, insomma, la puntata fornendo un po' come dire, delle spiegazioni, ma in realtà era un qualcosa, diciamo, che ci aspettavamo, cioè è tornato dopo l'infortunio procuratogli dalla Bloodline, è ritornato appunto per mettere il bersaglio sulla Bloodline, vuole un match di cartello, vuole appunto Roman Reigns, ma come sappiamo, come anche nell'ultimo bar, il Fiend e Sangai hanno appunto evidenziato, Roman Reigns al momento è circondato su tre fronti, perché abbiamo AJ Styles, LA Knight dall'altra parte che reclama il suo posto avendo imbastito una lotta, una crociata contro di loro nelle ultime puntate settimanali, e infine Randy Orton, anche lui tornato dalle series, che ha bene o male, diciamo così, motivi comuni a AJ Styles per avercela appunto con la Bloodline. A questo punto io vi chiedo un poco come vedete questo nuovo AJ Styles, quindi come dicevo con connotazioni sembrerebbero al momento heel, avendo attaccato LA Knight che è un face puro al momento. E soprattutto al momento la domanda più importante che sicuramente coloro che ci seguono, che si stanno ancora aggiungendo, quindi buonasera a tutti, vogliono sapere è come vedete questo giro a tre in previsione appunto della Rumble e di tutto quello che accada, fermo restando che Nick Aldis ha messo subito le cose in chiaro, quindi ci sarà un match per determinare il first contender. E quindi la domanda è, finirà tutto? Quando si decreterà il vincitore di questo First Contender Match, che scenari prevedete? Possiamo andare così in ordine, Fiend, Chiarelli, Sengai, Sengai, dimmi. Sì, prima di far partire Fiend in ordine, come hai stabilito, volevo fare una piccola precisazione rispetto a Vai. quello che ho detto settimana scorsa, perché poi insieme a Seven Fiend noi dicevamo appunto dell'attacco di AJ Styles senza alcun motivo nei confronti di LA Knight, però guardando poi i video di recap ho notato una cosa che sicuramente a quel punto avranno notato anche gli altri. Cioè, dopo l'intervento di AJ Styles, no? Dopo che i tre face hanno buttato fuori la Bloodline, c'era AJ Styles in prima fila insieme a Randy Orton, no? A indicare la Bloodline. A quel punto LA Knight ha preso e ha spostato di peso AJ Styles mettendosi lui in prima fila. A quel punto AJ Styles ha reagito colpendo LA Knight. Ecco, a me questa cosa era sfuggita. Guardando i video ho notato questa cosa qui, per cui no, non è più un attacco senza senso, ma in realtà è una cosa come per dire: che fai? Vuoi prendere il mio posto adesso che sono io qui davanti? Quindi, se vogliamo, la miccia l'ha innescata LA Knight, il quale poi ha subito il colpo di AJ Styles. Ecco, questa precisazione volevo fare rispetto a quello che invece avevamo detto nello scorso bar mercoledì scorso. Adesso Fiend,
Parola No, a te. hai fatto bene perché lo volevo dire, perché mi ricordo che ne parlavamo di questa cosa. E diciamo che l'ingrediente dello spostamento di quel mini angle che hai citato te ora non è che dia la giustificazione suprema, però dà quel che di se già c'avevo qualcosa in testa e potevo anche far finta di nulla, eh no, adesso no. Cioè, mi vuoi prendere anche il palcoscenico davanti a me? No, ora basta. Quindi, ecco, più che la giustificazione può essere l'atto della scintilla che fa scattare nei G-Styles quel qualcosa di ora mi avete rotto le balle, cioè, ora basta. Quindi sì, però ecco, tornando a Bra e a, insomma, diciamo lo scenario che ora si palesa sto triple threat match, no? Per andare poi da Roman Reigns, chi vince sto match ha il diritto di sfidare Roman a Royal Rumble. Ovviamente gli scenari sono due, che ci sia un vincitore e quindi si vada con uno contro uno, ma ci può essere anche la fagiolata suprema che finale no contest, rissa furibonda e arriva fuori Nick Aldis e dice fermi tutti, no, ok, a Royal Rumble Fatal 4 Way, tutti e quattro e via. Quindi gli scenari diciamo che sono ancora tutti aperti. Triple Threat ovviamente intrigante, perché insomma uno solo di questi tre fenomeni, perché insomma i G-Styles e i G-Styles, Randy Orton non si discute, LA Knight ha fatto un'annata di tutto rispetto e è già arrivato a sfidare Roman Reigns in un amen, diciamo, vedete, in 8 mesi ha fatto una carriera da low carder di passaggio a sfidare il campione, quindi sono tutti attestati a arrivarci tecnicamente, quindi è un triple threat match molto interessante anche a livello di dinamiche. Io ho un'unica incognita, ovvero qualora ci dovesse essere un vincitore chiaro, sinceramente io dovessi sceglierne uno, scelgo Randy Orton, ma dovesse esserci uno scenario chiaro dove, esempio, vince il Randy Orton di turno, l'unica rivalità che potrebbe avere senso per quanto abbiamo visto finora sarebbe fare un match uno contro uno extra tra le G-Styles e le Knight di turno al Royal Rumble, perché altrimenti per gli altri due sarebbe un po' come passaggio a livello, si abbassa la sbarra, finito lì, è finito il percorso. Quindi o vanno per quello, quindi Orton contro Randy, scusate, Orton contro Roman a Royal Rumble, più LA Knight contro AJ Styles a Royal Rumble, o se no fanno sto Fatal 4-Way, secondo me. Cioè non se ne esce da qui. Non ce lo vedo LA Knight che vince il Triple Threat e poi fanno Orton e AJ Styles. Non ce li vedo. Oppure chi vince, gli altri vanno solo nella Rumble, quindi non avranno match alla Rumble. Io sono per quei due scenari lì. Non vedo altre cose. Ragazzi, prima di procedere con Emanuele, volevo fare un paio di ringraziamenti. Volevo ringraziare Kurama TTV e Paolo Cerbai che si hanno rinnovato l'abbonamento. Quindi Grazie, ragazzi. grazie mille, ragazzi. Grazie mille. Una sola aggiunta alla precisazione che ha fatto Sangai, ripresa anche da Seven Fiend. Ulteriori, diciamo, indizi, anche frecciatine, anche nell'ultimo promo introduttivo della puntata di SmackDown, dove LA Knight un po' ha stuzzicato AJ Styles, definendolo un po' geloso del fatto che non abbia potuto cooperare con John Cena, perché chiaramente quello spot Sì. se l'era su LA Knight. Quindi, diciamo, dei piccoli indizi, insomma, ce li hanno dati. Detto questo, Manu, non volevo levarti spazio, quindi procedi con la tua visione. Volevo fare una piccola analisi che rischio di dimenticare, non rischio troppo di uscire fuori dal topic, ricordando a tutti il modo in cui nell'ultima puntata di SmackDown AJ Styles è entrato nel programma. Ha percorso la rampa, si è tolto il cappuccio, che ormai ricorda un po', forse anche volutamente, l'outfit di Undertaker. Tendeva a fare così, stava per unire le mani, non so se ci avete Sì. fatto caso, ha fatto così, si è accorto e le ha levate proprio poco prima di congiungerle, è il gioco dell'abitudine, no? Era pronto a farlo, l'ha fatto tutta la vita, si è ricordato lì per lì, mi è piaciuto oggi riguardarla, un attimo prima mi sono rimesso in carreggiata perché ho Alzheimer galoppante, prima di venire in live.
Ho apprezzato quella cosa lì, mi ha fatto morire dalle risate. Capita sì. A tutti, ragazzi, c'è una cosa simpatica. L'abbiamo visto entrare sul ring con un atteggiamento molto più cupo. Devo dire che in queste vesti forse ancora deve abituarsi a starci, perché al microfono l'ho visto un po' claudicante, un po' incerto. Ok, bravo nel fare l'imbronciato, l'incazzato, quello che è, però c'è stato anche un attimo di confusione dove si sono sovrapposte le sue voci, la sua voce e quella di LA Knight. C'è stato un attimo di indecisione, magari non si sono capiti con i tempi e si sono incastrati. Migliorerà, sono certo, perché Jay Styles mi sembra un discreto interprete, non lo colloco fra i migliori assolutamente, però perché no, magari migliorerà, diventerà suo questo tipo di vestito. Tutto sommato mi è piaciuta una nuova versione di AJ Styles che sembra accarezzare la trama del male, però potrebbero deliziarci con un nuovo tipo di narrativa, un po' come quello fatto con Drew McIntyre, che è un cattivello birichino che però dice cose giuste, contrariamente ai buoni che sono sommariamente standard, piuttosto ipocriti. Mi è piaciuto. Lo scenario a tre mi piace pure, devo dirlo, mi piace, anche se, come se Seven Fiend dovessi immaginare un vincitore pulito di questo colossale scontro, poi colossale con la presenza di LA Knight, per quanto mi piaccia, tenderei a non dirlo. È evidente che l'hanno piazzato lì per continuare il momentum, ma non ha per me le credenziali di arrivare lì. In ogni caso, credo debba vincere Orton, ma a prescindere se sarebbe stato l'unico a rincorrere Roman o se poi avrebbe dovuto affrontare altri due concorrenti. La trama si può sviluppare, ci sono cose carine attorno, belle, e li vedo bene tutti e tre. Comunque hanno offerto motivazioni simpatiche, belle. Anche quelle di LA Knight, ci sta che provoca, fa comunque il duro anche se face, dice sì, voi due siete stati ostacolati, scacciati a calci nel sedere da tutti i samoani, però io no, anzi nonna, cioè, esatto. Ci ha tenuto a dirlo proprio così, che non è nonna, cioè... sembra nonna, sembra nonna, nonna, dove l'ha messa quest'anno? Lui mi è piaciuto lì, mi è piaciuto perché è giusto ricordare. Ecco, una cosa buona del nuovo corso della WWE è che si pesca un po' di più dal passato, magari recente, non chissà quanto antico, però vanno a pescare vecchi aneddoti anche con i promo, con i recap, mi sembrano molto migliorati. La cura della musica, la sincronizzazione degli effetti con il momento topico, l'aggiunta di transizioni videografiche particolari, insomma ci stanno inzuccherando per bene. Come dice Michele Pose in un video bellissimo a mio parere di qualche giorno fa, non vi saprei dire il titolo, Triple H è bravo a nascondere la polvere sotto il tappeto. È chiaro, la polvere c'è, ci sono delle cose magari poco sensate, poco logiche, il modo in cui si è arrivato al War Games e chissà che altro, però è bravo. E il wrestling è semplicità, non ci si può appigliare a tutto, e quindi queste cose qua ce le stanno impacchettando bene, ci fanno venire un po' la voglia, e tutti e tre vengono caratterizzati. Quello più deficitario a me sembra proprio lui, AJ Styles, ma perché è appena entrato in queste vesti, quindi magari gli diamo tempo, quindi mi trasformo improvvisamente in Seven Fiend, viene... un attacco di possibilismo, di garantismo, e dico, esatto, di calma, stiamo a vedere. Calma ragazzi. Quindi c'è un attacco di Seven Fiend, praticamente una malattia, un attacco di Seven Fiend. Sì, nel senso che non la volevo, però mi è venuta. Sono messo 5 mesi a dire, forse che con Karrion Kross hanno sbagliato qualcosa. 5 mesi. Sto ancora cercando di sostenere il fatto che Nicky Ash bene o male abbia funzionato. Ah, tu stai cercando ancora le motivazioni di Brock Lesnar su Cody? No, vabbè, quelle tutti. Dove sono voi, le avute? La GIF di John Travolta, che? Esatto. Dove sono le motivazioni? In un universo vuoto mi guardo intorno e non trovo nulla.
Diciamo che anche Michele Posa, sempre in un recente video, ha ricordato quella cosa delirante. Quindi anche lui, secondo me, ancora soffre, si sveglia la notte sudato. Sì, diciamo, sì. Ma perché? Come si è arrivati a... Ragazzi, lo distrusse, quel giorno l'ha distrutto, non ci ha mai detto perché. Cioè, sì. non è che gli fece lo sgambetto e se n'è andato. Cioè, un quarto d'ora di botte da Orbi. Così. Vabbè, dai, però tutto a posto, alla fine si è presa una gradonata illegale, ma passata per legale in faccia, no, poi certo. Ha usato anche il braccio. In quel momento si poteva fare. Dio. Ma sì, ragazzi, è tutto straordinariamente in amicizia, cioè pure voi che andate a guardare il pelo. Il pelo è nuovo, è bello le braghias. Esatto, esatto. Comunque, per chiudere, comunque mi sta piacendo questo tipo di... Sì. Di svolta, mette un po' di pepe, carino, quindi sono anche contento di quello che stanno facendo, dai. Allora, è ovvio che stiamo andando verso WrestleMania, quindi il tutto deve alzarsi di livello, no? Sia dai video di recap fino ad arrivare alle musiche, quello che diceva Emanuele, e anche le faide devono essere costruite, diciamo, in una maniera un po' più performante, ecco, diciamo così. Per quanto riguarda il triple threat, io aggiungo anche un altro fattore a questo discorso, e cioè Nick Aldis. Devo dire che la sua figura in realtà sta prendendo, a mio avviso, sta prendendo anche importanza. Cioè, cosa voglio dire? Che sta diventando credibile nel senso che con autorità lui ha affrontato sia Roman Reigns e sia ha decretato questo triple threat, cioè sembra quasi che quando poi lui parli gli altri non si permettono di andarli contro. Quindi io questa figura che inizialmente non avevo tanto digerito inizio a farmela piacere. Detto questo, lo scenario che io prospetterei a questo triple threat è appunto la vittoria di Randy Orton. Ho anche pronosticato Randy Orton come possibile, anzi probabile, kryptonite per dirla alla Superman, no? Nei confronti di Roman Reigns, ancor più di Cody Rhodes. Per cui Orton io lo vedo come il papabile vincitore di questo tipo di threat, e come diceva Seven Fiend, da lì può scaturire poi una rivalità che io non butterei, diciamo così, nella mediocrità, ma anzi potrebbe venire fuori un bel incontro tra appunto LA Knight e il buon AJ Styles. Quello è stato un piccolo semino che hanno piantato, quello screzio lì che si è avuto sul ring, e chissà che poi non sfoci in qualcosa durante il triple threat che ci porti appunto all'incontro tra i due. Sarebbe probabilmente lo scenario migliore, oppure un no contest che porti a un Fatal 4-Way alla Royal Rumble. Io no, spero di no, anzi, sarei contentissimo invece che vengano fuori questi due incontri che ho poco fa citato. AJ Styles lo vedo abbastanza nella parte, è vero che sta cambiando adesso allineamento morale, però come heel non mi dispiace. Sarà anche perché ha un attimino cambiato un look, è diventato bello pompato, quindi un po' più, no? Un po' più duro, un po' più tough, se vogliamo. E niente, giusto un'ultimissima parentesi, ad Emanuele: non mi toccare LA Knight, fai molta attenzione, perché io vengo a Cosenza. Come toccare a lui Tamina, cioè... Quindi esatto. Non fare a Tamina quello che vorresti che LA Knight pensa, guy, cioè. Non faccia. Esatto. Quindi questo è il mio pensiero. Che poi a me LA Knight piace, solo che
mi rendo conto che l'hanno messo lì per giustamente, ricordatevelo, giustamente proseguire il suo momento positivo, ma insomma nelle corse al titolo non ce lo vedo bene, ma perché non gli riconosco quello star power strutturato, sì, sì. Quello si crea proprio passando da questi incontri, da questa vicinanza con chi ha lo star power. Lo star power si crea, no? Sì, quindi io continuo a essere, a parte un fan, però continuo a dire che LA Knight secondo me lì ci può stare e ci sta bene, cioè non sfigura, ecco, non sparisce davanti a un Randy Orton o a un AJ Styles piuttosto che a un Roman Reigns. Ovvio, deve farne di strada, però aggiungo mi sulla strada buona. Sì, secondo me su LA Knight in questo contesto, che secondo me ci sta bene, a maggior ragione perché è un triple threat match, cioè nel senso anche a livello sportivo il triple threat match lascia la porta aperta a tante situazioni, dove anche quello che magari sulla situazione di star power magari può essere l'underdog, o comunque quello più giovane tra virgolette a livello di legacy, certo, può prendere un vantaggio improvviso proprio perché gli altri due glielo creano indirettamente. Quindi magari in un uno contro uno con Orton e in uno contro uno con AJ Styles avresti più difficoltà a posizionarlo come favorito. In un triple threat match, secondo me, in una stagione in cui ha un momentum del genere, LA Knight ha fatto una crescita del genere, può essere il dark horse, no? Come si dice? Quello che tra i due litiganti il terzo gode. Ce la possono raccontare in quel senso lì, premesso che per me vinca Orton, però in un contesto a tre secondo me trova miglior posizione. Certo, d'accordo. Tra l'altro, Sengai, qui c'è qualcuno che ti va contro. Emanuele Argano 013, LA Knight sopravvalutato, diciamolo, dai. Sì, dai, è una sua, come dire, una sua considerazione che io rispetto, però sopravvalutato, deve spiegarmi cosa significa per lui sopravvalutato. Quanta diplomazia, Sengai, Quanto piacere e sincerità hai detto, è un parere che io rispetto. Esatto. Mi sono autocensurato. Esatto. Mi sono autocensurato. Sì. Io volevo dire una cosa che c'entra poco, però secondo me Emanuele questa cosa potrebbe far riflettere. Di recente la bellezza a volte dei social che ti portano davanti cose meravigliose. C'è stata una domanda del tipo chi ha i miglior capelli nella WWE. Questa è interessante perché AJ Styles è arrivato secondo. E io ti chiedo, davanti al nome del primo, cosa ti senti di dire? Perché prima è arrivato Roman Reigns. Quindi secondo questo sondaggio Roman Reigns ha i migliori capelli di AJ Styles. Quindi rimetto a te questa notizia. Allora, quindi stiamo tenendo fuori le donne? Sì, si sta parlando del roster di maschile. Ah no, perché sennò Tamina è su tutto. Ma non c'erano dubbi. Roman ha un bel capello, bello. Ecco. Però io preferisco AJ, nonostante rispetti a acknowledge costantemente il capo tribù, AJ io lo piazzo su. Lo piazzo su tutti, Cioè del velluto, cioè... Sì, velluto, morbidezza, lucentezza, elasticità, setosità, coccolosità. È come la nuvola Speedy di Dragon Ball, no? Tu ci vai sopra e stai bene, ti senti a posto. Ok. Immaginavo. Diciamo, sono prevalentemente allineato a tutti e tre per quanto riguarda questa faccenda. Io credo che per dare un match, diciamo, di cartello alla Rumble, prevedo un Randy Orton, escluso chiaramente il match multiuomo alla Rumble, anche perché parliamoci chiaramente. Baldus ha detto, ma scusate, sono arrivato ora, ma cos'è il canale Twitch della Pantan? Sì, parliamoci chiaramente. Nell'ultimo periodo si stanno facendo anche molti rumors per quanto riguarda The Rock. Quindi chiaramente, diciamo, se il match alla Rumble non dovesse essere Orton contro Reigns, dove secondo me potrebbe essere un match dove realmente Reigns potrebbe anche, insomma,
perdere se verrà, insomma, questa ipotesi di The Rock, ma se non ci dovesse essere, è chiaro che qualche domandina me la faccio, no? Però, insomma, al momento sono solo rumors, questi, insomma, su sulla roccia The Rock. Tra l'altro, ragazzi, ho raccolto un po' di commenti che vi leggo, magari se qualcuno di voi ci vuole dare la propria interpretazione. Kurama TTV diceva: potrebbe essere già tutto apparecchiato per un eventuale Elimination Chamber con loro quattro più Sikoa e Jimmy, magari stile Elimination Chamber 2005 con Batista e Triple H della stessa stable. Ovviamente vado già oltre alla Rumble, tra l'altro quella era New Year's Revolution se non erro, 2005. È uno scenario che ci sta assolutamente, lo scopriremo alla Rumble, perché eventualmente questo scenario dovrebbe dirci in teoria un vincitore dalla parte, probabilmente viene da pensare, del roster che non ha vinto la Rumble, quindi la Chamber ha sempre fatto un po' anche da seconda chance per chi non ha vinto la Rumble, nel senso che assegna la title shot, però sì, cioè, il fatto dei due della stessa stable dentro, Sikoa e Jimmy, a me piacerebbe tantissimo, perché è una delle poche cose in questa fase un po' di stallo della Bloodline che mi fa un po' viaggiare. Quando Jimmy dice hit lo guardano tutti male, Roman che parla di futuro capo tribù guardando Jimmy, ma sta parlando di solo, c'è tanti semi qui dentro. Quindi e poi anche Sikoa che dice, anche Sikoa che dice a Jimmy sei mio fratello alla fine di un discorso, come va bene tutto, ma comunque tu sei mio fratello. Esatto. Quindi vederli tutti e due insieme nella stessa stanza, in questo caso nella stessa gabbia, sarebbe intrigante. In più ci sono gli altri quattro che non è che sarebbero lì a pettinare le bambole, cioè sono tutti nomi buoni, quindi potrebbe essere scusatemi a pettinare io fossi lì a combattere mi distrarrei totalmente, direi aspetta te li voglio toccare, farei proprio così. Se ci andresti sotto l'apron invece di cercare la candlestick, c'è il pettine sì, di nascosto. Esatto. Comunque bello l'idea di avere Solo e Jimmy, caspita, anche perché lì si combatte tutti contro tutti, quindi il principio di stable è sospeso, magari si collabora per piccoli frangenti, piccoli attimi, poi magari anche il faccia a faccia fra Jimmy e Solo sarebbe bello, o che ne so, Jimmy e Roman restano un attimo da soli nel ring e lì che si fa? Magari si guardano, si evitano, cioè tipo Roman che gli dice non permetterti a toccarmi, cioè succedono un po' di cose, quello sarebbe uno scenario micidiale, bellissimo, super intrigante. Che poi no, solo e Jimmy o solo Jimmy? Solo Jimmy, solo lui. Detto questo, no. Io... stai lì, ma non ti muovere. No, però, signore Enzino, sai, il parallelismo era carino, perché all'epoca nel 2005 Batista sarebbe dovuto essere, diciamo, la guardia del corpo di Triple H, poi tradito da Triple H. In questo caso Roman, sai, potrebbe dire ragazzi andate voi nella chamber per difendermi dall'assalto di questi pretendenti, però poi chiaramente, come si dice, l'occasione fa l'uomo ladro, quindi poi se si trovano veramente ad avere una chance titolata, lì si possono innescare dei bei ragionamenti. Passo alla prossima cosa. Vabbè, Angelo 777, no, qui è sbagliato, era questo. E sì, ci ricorda che J-Styles ha avuto anche un po' dei momenti, diciamo, di tensione, passatemi il termine, appunto con il suo gruppo Momenti di Freddo, proprio a voler rimarcare comunque questo carattere black. Questa cosa che dice Angelo è molto carina, nel senso che non è solo ora, ma il suo team lo sì, già all'inizio, prima che fosse infortunato, disse a J-Styles, lascia perdere, non ti mandai a mischiare tutta sta roba, Bloodline, robe varie, e già lì ci furono i primi attriti.
Ora c'è Styles, torna, va dritto per dritto, loro cercano di farglielo notare e lui, come era prima dell'infortunio, gli sta dicendo fatevi l'affare rossi, in poche parole, freddo con loro. Ormai si è legato al dito e la può di lì. Anche sì. Questo è un possibile scenario futuro, no? Sì, sì. Se, è solo una cosa, se è solo una cosa temporanea o che se poi effettivamente lui esca dallo sì, che è rimasto freddo no. Anche all'abbraccio di Micin, quindi in questo momento diciamo che non li vede, ecco, pensa ad altro.